Il titolo incuriosisce. Siete stanchi? No, Giusto? Siamo arrivati a un orario un po' particolare, però insomma, il bello è che è venuto mio cugino che è di Catania e quindi, anzi, di Caltagirone, insomma, mi uccide e mi ha portato i cannoli. Quindi io insomma sono abbastanza veloce perché ho questa pratica da gestire. Insomma, allora mi presento, sono Fabrizio Cirillo e oggi parleremo di come fermare l'epidemia del cancro grazie al corretto utilizzo e alla manutenzione delle cappe da laboratorio. Quindi io ho un'assistenza tecnica appunto che si occupa di manutenzione di cappe. I colleghi hanno già parlato di quelle che sono le cappe a ricircolo, cappe Biohazard e quant'altro, cappe chimiche in generale, quindi non vi tedierò con questo argomento. La nostra azienda è un'azienda certificata nell'ambito esclusivo di quelle che è appunto la manutenzione delle cappe da laboratorio, i dispositivi di protezione collettiva individuale, di collettiva, scusate. E noi lavoriamo in vari settori, quindi quelli che sono aziende farmaceutiche, aziende ospedaliere, università e quant'altro. Quindi diciamo che la nostra esperienza è varia, un po' in tutti quelli che sono i campi. In realtà dopo un po' di anni, tanti anni, mi sono un attimino fermato perché mi sono trovato una sorta di mercato delle verifiche, cioè dalla mattina alla sera i clienti in continuazione mi continuano a dire: signor Cirillo, mi fa un'offerta, mi toglie la verifica elettrica di qua, mi fa la verifica del flusso, mi fa due verifiche contaparticellari, no, questa cappa tanto la uso poco, quindi basta un pezzetto di carta, insomma. Veramente un mercato dove il baratto ancora oggi è costante. Allora ho ideato il sistema K-Sicura. Che cos'è il sistema K-Sicura? Zero rischi e zero imprevisti. Non faccio altro che ascoltare il cliente, non dico no, dico sì, va bene, poi non lo assecondo, nel senso che gli faccio lo stesso tutte quelle che sono le verifiche. Quindi il cliente ignaro da questo punto di vista si trova ad avere tutte le verifiche che devono essere fatte in quanto, avendo io la responsabilità poi di rilasciare un attestato finale di convalida di quella che può essere la cappa, del buon funzionamento, non riesco a poterlo dire se la cappa viene solamente fatta la verifica del flusso o solo la verifica contaparticellare, a seconda poi ovviamente delle cappe chimiche e Biohazard. E quindi ecco che mi sono un attimino concentrato e gli ho dato un pacchetto da questo punto di vista. Quindi una serie di verifiche che adesso non vi vengo a dire, tanto non è così interessante. Sappiate che servono per potervi dire alla fine se state lavorando nel modo corretto o meno. Da dove deriva la nostra esperienza? L'esperienza deriva da aver validato circa 15.000 cappe, ma soprattutto aver formato 900 operatori. Questo ci ha dato la possibilità di creare Kizard, che è il primo portale informativo sulle cappe chimiche Biohazard, in quanto mi sono reso conto nel tempo che non c'è informazione. Quindi se voi conoscete le cappe, avete delle cappe in laboratorio o avete fatto i percorsi di studio classici, quindi l'università, sicuramente vi sarete scontrati con questa difficoltà. Cioè non vengono affrontate queste tematiche, quindi sì, dal punto di vista magari chimico vengono viste quelle che sono tutte le sostanze, ma poi all'atto pratico non si scende troppo nel dettaglio né andare a vedere che cosa deve fare un operatore, un buon operatore di cappe, come deve lavorare. Quindi all'interno di Kizard è possibile trovare articoli come i primi passi con una cappa Biohazard o chimica, che cosa fare, che cos'è una cappa chimica ducted o ductless. La collega della Airlab prima ci accennava a questo, insomma, cappa a ricircolo o cappa a estrazione totale. L'acquisto di una cappa Biohazard o una cappa chimica, noi non vendiamo nulla, quindi non vendo cappe, ma facciamo l'assistenza. Perché dico questo? Perché ho fatto queste guide che sono secondo me molto utili e i feedback che sono tornati indietro sono stati di questo tipo, in quanto spesso si comprano delle cappe, e ne accennavano anche i colleghi, senza un'analisi preventiva di quella che è la cappa che deve essere andata a installare, che deve essere installata e dove deve essere installata. Quindi piuttosto una cappa a estrazione totale piuttosto che a ricircolo è fondamentale un'analisi. Ad esempio, per aggiungere un punto a quello della collega senza ripetervi tutti, un'altra problematica è non pensare ai ricambi orari, a quello che può essere il volume d'aria che viene immesso all'interno di quello che è l'ambiente. Quindi io vado a mettere una cappa a estrazione totale che magari aspira intorno ai 1200 metri cubi orari, voi non aprite più le porte, cioè parliamo proprio terra terra, non uscite più dalla stanza. Se non vengono immessi altrettanti metri cubi d'aria orari, rimanete là dentro e quindi si fa la fine del topo, come si dice. Quindi
Gli articoli sono tantissimi, più di 60, questo in circa un anno, quindi cercherò di arricchirli col tempo che posso. Da qui il titolo che avete letto in realtà deriva dal mio libro, che è proprio un libro che ho deciso di scrivere sulle cappe da laboratorio, ha un titolo abbastanza forte, lo so, lo ammetto, e a parte l'azione di marketing che ci può essere dietro, volevo proprio dare questo segnale, perché io, essendo abbastanza giovane, e mi scontro con una realtà veramente diciamo incancrenita da questo punto di vista, perché noi stessi, quindi le assistenze tecniche, un po' da una parte noi, da una parte quelli che sono i venditori, hanno creato una difficoltà nel cliente nell'apprezzare quello che è la cappa. Cioè, oggigiorno la cappa ancora viene vista come un arredo di laboratorio, cosa che non è assolutamente. Ecco quindi che ho deciso di scrivere questo libro. La prefazione me l'ha scritta un famoso oncologo, il dottor Pagliara, in quanto una volta che gli ho dato il mio testo è rimasto sbalordito, in quanto lui gira per ospedali, università, ha fatto il percorso di studi, ha usato le cappe, ha lavorato in oncologia, è stato con i pazienti, ha visto quello che è gli aspetti del cancro da un certo punto di vista, e quindi è andato un pochino a fondo per capire per quale motivo ovviamente la gente si ammala di cancro. E questo deriva dallo stress, dall'alimentazione, da tante cose che ci circondano, ma non aveva mai preso in considerazione uno strumento che lui stesso ha utilizzato e che lui stesso si è trovato a contatto. Quindi mi ha scritto quella che è la prefazione, dal quale ho estrapolato un dato che mi ha lasciato sbalordito. Questo dato, che in Italia 1.000 persone si ammalano di cancro, circa 365.000 persone l'anno, fa paura, almeno a me ha spaventato. Questo è un dato della IRTUM, Associazione Italiana Registro Tumori, quindi non è un dato, insomma, così da prendere con le pinze. Allora io mi sono chiesto, ma di queste 1.000 persone, quante persone lavorano in un laboratorio? Quante persone lavorano con una cappa chimica, una cappa Biohazard? E quindi ho visto un attimino quelli che erano i risultati, e attualmente in Italia i casi riconosciuti sono pari a zero. Questo potrebbe essere un dato positivo, nel senso non ci sono stati dei nessi tra l'utilizzatore delle cappe e quella che può essere l'ammalarsi di cancro. Dall'altra parte è da vedere che cosa, insomma, qual è la realtà, e dobbiamo imparare un pochino da quella che può essere la storia. Infatti siamo sicuri che tra qualche anno potremo dire la stessa cosa? Per esempio, se guardiamo indietro, le sigarette non erano un qualcosa che veniva visto come oggi. Oggi veniamo bombardati continuamente da quelle che sono immagini anche sui pacchetti, perché ovviamente dietro c'è il discorso anche delle case produttrici che non vogliono essere mischiate. Però, appunto, oggi ci sono un sacco di problematiche. Non so se alcuni di voi hanno mai visto queste pastiglie, magari forse qualcuno della Formitrol. Ok, queste pastiglie in commercio addirittura dal 1867, oggi non ci sono più, erano utilizzate per curare il mal di gola. Il nome Formitrol, già vi dovrebbe un attimino suonare, avevano la formaldeide, quindi queste pastigliette in realtà erano molto efficaci. Infatti, da quello che è la mia ricerca, erano formidabili da questo punto di vista. Riuscivano a distruggere quelle che erano le forme di vita. Assolutamente, anche forse il corpo ospitante. Tant'è vero che solo da gennaio 2016 è stata dichiarata cancerogena, quindi per dire sono passati tanti anni. Allora ho voluto mettere un attimino una lente di ingrandimento su questo, perché ci sono 100.000 sostanze chimiche attualmente in commercio, di cui solo 800 sono quelle del quale si conosce la reale cancerogenicità. Ok? Quindi ho realizzato questa mappa mentale, per chi di voi, insomma, magari è più facile riuscire a capire quello che può essere il cancro. È una delle malattie mortali che è al secondo posto, in quanto al primo posto abbiamo le malattie cardiovascolari. Ma siccome emerge intorno ai 20-30 anni, se prendiamo, anche può emergere, se prendiamo in considerazione il PIL, il Potential Years of Life Lost, e quindi gli anni potenzialmente persi di vita di una persona, ecco che arriva al primo posto. Quindi oggi ecco perché questi dati che avete visto, e che nel 1877 moriva una persona su 50, nel 1977 una persona su 5, nel 2016-2017 una persona su 3. Questo dato a me, ripeto, ha sconvolto, e quindi vi ho voluto dare un pochino di
di rilevanza, considerando che comunque anche i colleghi abbiamo parlato di cancerogenità, abbiamo parlato di cappe per chemioterapia e quant'altro. Questo è il pill di cui vi parlavo, tenendo in considerazione questo. Quindi ancora una volta io mi sono chiesto, ma cosa ne pensano gli operatori delle cappe? Perché sono andato un attimo a fare una ricerca, ho parlato, non so, il settore è abbastanza piccolo per quanto può sembrare, e nessuno mi ha saputo rispondere, cioè nel senso nessuno ha mai fatto una ricerca e non è andato a fondo per capire, ma gli operatori di cappe che cosa pensano di tutto questo? In realtà andando a parlare con gli operatori di cappe in genere sono abbastanza superficiali, cioè nel senso che se uno non va a fondo è tutto a posto, questo è un po' il dato. In realtà noi abbiamo fatto un'indagine approfondita, abbiamo dedicato del tempo, parecchio tempo. E è emerso in realtà che gli operatori di cappe hanno paura, hanno veramente paura quando lavorano. Che vuol dire? Vuol dire che è emerso che gli operatori di cappe hanno come maggior paura quella di inalare sostanze nocive. Vedete? Il 43%. È un dato interessante questo. Poi ci sono un 24% che invece ha paura di contaminare, ha dato come indicazione contaminazione operatori. Quindi in realtà queste due io le ho sommate perché sono per me la stessa cosa e quindi ecco che abbiamo un 67% di operatori. Questo che vuol dire? Vuol dire che gli operatori lavorano costantemente con la paura. Questa paura porta stress, questo stress crea problematiche a quello che è il lavoro, ok? Quindi in un laboratorio è possibile prevenire anziché curare? Sì, assolutamente sì, grazie alla manutenzione delle cappe da laboratorio, ma soprattutto a quello che è il corretto utilizzo delle cappe da laboratorio. Ok? Adesso li chiameremo dispositivi di protezione collettiva, in realtà, perché le cappe da laboratorio sono DPC, dispositivi di protezione collettiva. Sottolineo questa cosa perché spesso e volentieri si confondono con i DP. Ancora oggi a me sembra strano, ma è possibile, mi sono arrivate parecchie domande su questo, quindi DPI che conoscete tutti, guanti, camice e quant'altro, differenza da quelli che sono i dispositivi di protezione collettiva, che in realtà sono le cappe, i colleghi hanno parlato di caci, isolatori, glove box, ovviamente, nello specifico cappe chimiche e cappe biohazard, chimiche ductile e ductless, come accennava la collega, ok? Questo per darvi una panoramica, cosa servono? Proteggere persone, prodotto e ambiente, ambiente inteso appunto dispositivi di protezione collettiva, quindi quando l'operatore lavora male non decide di farsi male da solo, decide di fare male alla collettività, ok? Questo ad esempio viene sottovalutato spesso perché le cappe sono un po' ovunque, ma non si percepiscono quando sono posizionate, magari si lavora in oncologia, si ha una... Un po' è un po' messa sotto i riflettori, ma le cappe si trovano anche in laboratori per la fecondazione assistita, cappa a flusso orizzontale. Queste cappe, ad esempio, io sono a Roma, abbiamo tantissimi centri. Sapete quanti centri manutengo io? Zero. Zero centri, ma non perché non li faccio io, non li voglia fare o li fanno altri. Non c'è questa percezione, nonostante si fanno pagare 8.000 euro per fecondare quello che è sotto una cappa un flusso sterile, in realtà che sterile probabilmente non è, o comunque sia, sarebbe bene verificarlo. Quindi passiamo da lì per arrivare a quelle che sono le farmacie sotto casa, alle pappette dei bambini nei reparti neonatale, ad esempio. Le pappe dei nostri figli vengono preparate sotto cappa flusso laminare verticale. Questa cosa si sottovaluta, ok? Quindi difendono, abbiamo detto, contaminazione, infezione e quant'altro. Mi sono soffermato sulla disosmia, non so se sapete che cos'è la disosmia? La disosmia, niente di grave, ok? È una temporanea incapacità a sentire gli odori. Non so se vi siete mai chiesti come mai quelle persone riescono a stare dietro al camion dell'immondizia giorno dopo giorno, o sono eroi, probabilmente sono anche eroi, ma probabilmente il nostro sistema è talmente efficace che fa un reset del cervello e dice, tu mi vuoi far lavorare così, io resetto quella che è, ti faccio un punto zero, non ti faccio sentire più gli odori ed ecco che tu lavori tranquillo. Questo accade, ok? Stessa cosa accade nel laboratorio. La disosmia, spesso e volentieri ne sono affetti quelli che sono gli operatori di cappe. La collega accennava al fatto delle cappe a ricircolo, se i carboni hanno un sistema che permette di monitorarli, benissimo, si può rompere il sistema, può non essere funzionante, può non essere presente, i carboni sono saturi.
L'operatore in realtà magari non se ne accorge. Ecco che entra in gioco la manutenzione anche esterna che sin da subito può dare una mano, affiancare l'operatore nel dire guarda che c'è qualcosa che non va. Questo, ad esempio, è un qualcosa che potrebbe essere molto utile. È un qualcosa di temporaneo, ovviamente, è la disosmia, quindi è un qualcosa che vi dà la possibilità di riprendervi, in quanto è temporaneo, quindi basta dell'aria pulita e si ritorna tranquillamente allo stato, di origine. Si dice che un'immagine valga più di 1.000 parole, quindi vi ho portato un'immagine di una cappa, così per fare un gioco. Se qualcuno di voi vuole rispondere, quali errori sono stati commessi dagli operatori in questa cappa? Così. Io non posso No, se l'ho fatta già non vale. Vi aiuto. Questa cappa è una cappa by hazard, ma l'hanno utilizzata come cappa chimica. Ok? Questa cosa è gravissima, è gravissima. Quindi noi possiamo dire, e parlavamo di prendere delle belle cappe, buone cappe, funzionanti, possiamo prendere la Ferrari, ma se la diamo in mano a un pilota che non è un pilota e non la sa guidare, si schianterà contro un muro. Quindi io sto facendo un percorso inverso. Dopo tanti anni mi sono fermato e ho detto fammi capire un attimino dov'è il problema, perché noi ovviamente come assistenza tecnica facciamo le verifiche come richiesto dalla normativa in atti REST, quindi in assenza del personale. Noi chiudiamo le finestre, chiudiamo le porte, così come quando vengono fatti i collaudi dovete immaginare e dovreste esigere che le cappe vengano controllate come si deve, perché quando vengono certificate, bei nomi da quelli che sono ovviamente gli anticertificatori, vengono certificate in ambienti che sono perfetti, non è il vostro laboratorio. Assolutamente non è il vostro laboratorio di 2 metri per 2, con finestre, porte, condizionatori, passaggio di gente. C'ho cappe io a Roma mi chiamavano in continuazione, non funziona, non funziona. 15 operatori, 15 davanti a una cappa chimica. Cioè c'è qualcosa di fondo che bisogna un attimino risolvere. Quindi questo è un discorso che dicevo, è stata utilizzata una cappa by hazard per utilizzo chimico. Poi ovviamente hanno bloccato le griglie con questa tavola, non so se si vede bene, di legno, e quindi questa è una problematica ovviamente, quindi manco da cappa by hazard potrebbe funzionare così. In questo contesto qui bisogna capire che porta un sacco di problemi. La collega alcune cose le ha accennate da un altro punto di vista. Dal mio punto di vista, quindi dell'assistenza tecnica, vi dico che vi possono causare gravi problemi, perché le cappe, per esempio, biologiche non sono dotate di un motore antiscintilla, ad esempio, e quindi andare a utilizzare delle sostanze chimiche che generano dei vapori che sono infiammabili, voi accendete la vostra bella cappa la mattina e boom, ok? Quindi questo è un discorso che non bisogna sottovalutare, così come possono essere i consumi energetici che accennava sempre la collega, rottura di parti elettriche, elettroniche, meccaniche, sforzi di motori. Ci sono ovviamente una serie di problematiche. Sicuramente quello che mi interessa è la fuoriuscita di materiale dovuto a vortici che vengono magari generati per colpa e causa dell'operatore. Ok? Questo è un esempio invece di una cappa, sempre by hazard, per ricollegarmi, non è una cappa per citotossici, come diceva il collega, ma simile, perché la cappa per citotossici mostra comunque ha delle griglie di ripresa, una ripresa dell'aria al 30% sul fronte in genere, e quindi questo per farvi vedere come funziona, deve funzionare correttamente. Qui abbiamo un'altra mappa su quelle che sono banchi sterili e quant'altro. Vado a dire veloce su quella che è la cappa che mi sono soffermato, che è in ISO 5 classe 2 tipo H. Specifico questa cosa perché moltissimi non lo sanno. La cappa per citotossici deve essere di tipo H, che è differente da alcune altre cappe by hazard che ci sono in commercio. Che cosa ha di più? L'epacito, chiamato così in gergo, sotto il pianale. Questo epacito che sta sotto il pianale, che in genere è molto grande, se c'è o non c'è, non è che vi crea un problema nell'immediato. Quindi questo per rispondere a volte a degli operatori che lavorano con le by hazard e dicono: ah, ma allora io non ho una cappa di tipo H con quelli che sono i filtri sotto il pianale, allora sono a rischio. No, non è che sia a rischio. Ma si è a rischio nel momento in cui arriva l'assistenza tecnica. L'assistenza tecnica non sa quello che fa. L'assistenza tecnica non è sensibilizzata e va a aprire la vostra cappa. La vostra cappa è contaminata chimicamente, è indecontaminabile. Ecco che da quel punto di vista l'assistenza tecnica vostra vi contaminerà il laboratorio, vi contaminerà l'ambiente e vi porterete la contaminazione a casa. Ok? Quindi questo è un aspetto da non sottovalutare. Quindi il collega citava
cappe di questo tipo in oncologia va utilizzata, in farmacia va utilizzata, per i preparati antiblastici va utilizzata per mettere ovviamente a tutela quelli che sono gli operatori. Se avete delle cappe che non sono di questa tipologia, col filtro sotto, tolto che è obbligatorio per norma, fate attenzione, cioè fate presente all'assistenza tecnica che state utilizzando e manipolando gli antiblastici, perché state preparando, fate dei preparati antiblastici, perché se no vi mettete a rischio voi stessi. Quindi, se non volete aiutare gli altri, aiutate almeno voi stessi. Cosa significa quindi, tornando un attimo alla K-chemica, una buona aspirazione? Ho preso una foto di una K-chemica, vedete? Sulla destra è sgombra, quindi passando con quello che è lo smoke test, che è sempre il test che vi ho fatto vedere prima, quindi è secondo me molto indicativo per voi. Inutile parlare di velocità, anemometri, conta particellare, classe ISO e quant'altro, riempirvi un attimino la testa con queste cose, o vorrei evitare. E allora vi dico che in questa condizione la cappa non lavora bene. Vedete? Il fumo rimane qui, davanti alla cappa. C'è uno strumento molto ingombrante, abbiamo messo anche delle bocce qui sul fronte, e quindi andando un attimino a ingrandire. Il rischio è di stazionamento di quelli che sono i vapori. Quindi vedete come ancora una volta l'operatore che non sa usare il suo dispositivo di protezione collettiva crea il problema. Quindi è prima il problema, è a monte, non è il dopo, non è inutile insomma curare. Da questo punto di vista bisogna prevenire. Per darvi un'indicazione veloce, quando e se avete esigenza, tolto che non vanno messe ovviamente queste bocce sul fronte K, a rischio ovviamente anche di versamenti, no? Accidentali e quant'altro, alzateli, sollevateli, facile, costa niente, spesso e volentieri mi viene chiesto questo, mettete dei piedini sotto i vostri strumenti, l'aria defluisce sotto quello che è lo strumento, sotto la boccia eviterei di mettere i piedini, ok? E a quel punto risolvete tantissimo, veramente tantissimo, okay? Perché la cappa chimica, a differenza della cappa Biohazard, è una cappa che deve solamente proteggere quello che è l'operatore. Qui quindi ho messo al centro la disinformazione, quelli che sono gli operatori delle cappe, che portano ai vari problemi che abbiamo citato: rischi chimici, biologici, sicurezza quindi in laboratorio, infortuni all'operatore, sotto i riflettori il fatto che questa disinformazione che hanno genera stress, e per disinformazione guardate che gli operatori non sanno di non sapere quello che dovrebbero sapere, hanno praticamente la problematica di pensare che le cappe non funzionano, quando non sanno che sono loro a creare il problema. E questo ovviamente, disinformazione, porta anche a problemi meccanici con costi ingenti ovviamente dal punto di vista della manutenzione. Quindi cosa fare? La soluzione oggi c'è, perché vi ho detto c'è Kizard, il portale informativo sulle cappe chimiche Biohazard, dove vi invito a registrarvi con una mail dove riceverete una guida e tantissime informazioni, quindi articoli che potrete anche stampare e utilizzare. E abbiamo aperto un nuovo canale YouTube dove troverete video su che stiamo a mano diciamo aumentando, su quelle che sono l'utilizzo corretto di quelle che sono le cappe, quindi gli errori che commettono gli operatori, come si dovrebbe comportare un'assistenza e quant'altro. Quindi ci sono tantissimi video. Ovviamente affidarsi a un'assistenza è cosa buona e giusta. Abbi buona cura del tuo corpo, è l'unico posto in cui devi vivere. Questa vi voglio lasciare con questa citazione. Grazie. Grazie.